Va bene, allora proviamo l'ultima serata di questa carrellata sulla storia e sul mistero dell'antico Egitto. Allora, questa volta, come da programma, parleremo dei templi tolemaici e ho portato anche qualche libro per parlare, per onorare, diciamo, quello che c'era scritto sul volantino di letteratura dell'antico Egitto. E vedremo, naturalmente, letteratura dell'antico Egitto, sono testi ufficiali, questo è da Bresciani, letteratura dell'antico Egitto, pubblicato dall'Einaudi, ci cioè sono testi assolutamente canonici, non c'è nulla di eretico. Questo è Faulkner, Ancient Pyramid Text, questi sono i testi delle piramidi che sono pubblicati in inglese perché in italiano i testi delle piramidi non sono mai stati pubblicati. Cioè io ho l'edizione inglese perché l'edizione italiana non esiste. Mentre di testo etico, parlando per fare le cose, diciamo, salomonicamente, ho portato Peter Krass e Richard Reinhard Abeck, che sono due giornalisti austriaci, La luce dei faraoni, vedremo di che si tratta, e poi qui per un passo, un mio libro per un passo in particolare. Quindi questo lo vedremo poi verso la fine. Allora, noi adesso riprendiamo la nostra narrazione. Partiamo da qui, questa è la cartina della città di Alessandria, quella fondata da Alessandro Magno nel 320, cioè lui è morto nel 323, siamo intorno al 330, lui aveva iniziato a fondare la prima pietra. Questa è Alessandria dal 100 avanti Cristo al 100 dopo Cristo. Quello che vedete indicato, che io ho indicato con una freccia, con due frecce rosse, Neoria era il luogo dei cantieri navali. Cioè qui, in quel dove c'era la freccia rossa, c'erano i cantieri navali. Dove c'è invece l'altra freccia rossa, qui, secondo alcune teorie, purtroppo mai verificate, secondo alcune teorie, lì giaceva, si trovava il tempio l'Arsinoeion, cioè il tempio che Tolomeo II aveva iniziato a fare costruire per la moglie sorella Arsinoe. E poi Arsinoe era una regina che, secondo me, meritava molta più fama di quella che ha meritato Cleopatra, perché Arsinoe era una donna che aveva un carattere, una personalità, secondo me, di gran lunga superiore a quelli di Cleopatra. Però siccome non c'è stato nessun Giulio Cesare che ha scritto la tragedia che sono Tolomeo e Arsinoe, ma c'è stato un William Shakespeare che ha scritto Antonio e Cleopatra, allora ecco le ingiustizie della storia. Cleopatra è diventata famosa e Arsinoe non lo sa nessuno chi è, ma è una donna con una vita molto, 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 molto burrascosa. Prima di essere regina d'Egitto era stata regina di Grecia, perché era sposata con il re di Macedonia, perché siccome erano tutti lì generali di Alessandro, quindi era un unicum, diciamo. Quindi secondo altre teorie, quindi questo Arsinoeion, io propendo, perché poi vedremo perché secondo me è giusta questa ricostruzione, perché secondo altre teorie vedete che l'Arsinoeium è messo un po' più in là, anche perché chiaramente questa è Alessandria dal 100 avanti Cristo al 100 dopo Cristo, però adesso Alessandria è questa, cioè come vedete l'isola di Faro non esiste più, è diventata terraferma, perché qui una volta c'era il tempo dei Tolomei, c'era un ponte che adesso è tutto con i riporti di terra, è diventata, vedete che il porto è completamente diverso, e praticamente la situazione è questa, che l'Arsinoeion dovrebbe trovarsi tra l'ufficio postale e la stazione degli autobus. Cioè, tutta questa, quindi capite che per cercare le rovine di un tempio bisognerebbe radere al suolo mezza città. Ciao. Bisognerebbe radere al suolo mezza città. E qui Ferdinando, forse è qua. Scusate, Riccardo. Era le 5, no? Sì, adesso. C'è Emilio lì.
Allora, voi capite che questa ricerca è alquanto impossibile, che è una città di 4 milioni e passa di abitanti, significa veramente fare una rivoluzione che non si può fare, quindi quel tempio lì resterà sepolto. Ora, secondo me è vicino ai cantieri navali, perché per questo è la storia naturale, naturalis historia di Gaio Plinio II, il primo libro, libri primo 6, no scusatemi, parliamo di mineralogia, libri 33-37, infatti libro 34esimo, vedete qui la cos'è che dice Plinio, magnete, lapide, architectus Timocares Alexandri Arsino est templum concamare in quadra tutti neo simulacrum e ferro pendere in aere videretur intercensi titius mors et tolevais regis qui id sorori sue più serafieri. Ora qui è una cosa, dice magnete lapide, vedete, magnete lapide con pietra di magnete, cioè praticamente nell'antichità c'era la pietra di magnete, cioè che lo sapete, l'isola di Elba c'è un giacimento di magnete che anticamente addirittura i chiodi delle navi venivano a trarre, cioè una nave diventa attenta la nave perché è talmente forte la forza di questo giacimento di magnete che nell'isola d'Elba attira le navi e le sbatte. Quindi gli antichi conoscevano la forza del magnete naturale. Ora cosa succede qui? L'architetto Timocare di Alessandria, da non confondere secondo me con il Timocare di Rodi che costruì la città di Alessandria, per cui c'è un'omonimia, perché questo è Timocares Alexandrie, mentre quello era Timocares di Rodi, Rodensis, quindi un'altra cosa. Arsinoes Templum Concamare aveva incominciato a costruire il tempio di Arsinoe affinché in esso diciamo i fedeli, la persona che andava, le persone potessero vedere la statua di Arsinoe di ferro pendere nell'aria. Cioè cos'è che aveva pensato questo Timocare? Metto un soffitto di pietra di magnete, faccio la statua di ferro di Arsinoe e questa statua pende nell'aria per magia, e quindi tutti vanno lì, oh che bello, che magia. Questa è la testimonianza di Plinio. Ora lui dice una cosa, andiamo altrove, vediamo, ci sono altri due obelischi, sempre il libro 36esimo. Ci sono altri due obelischi eretti, uno da Zamarra e uno da Fio, privi di Sioni, alti 48, un obelisco di 80 cubiti fu eretto ad Alessandria da Tolomeo Filadelfo, cioè il marito, il fratello marito di Arsino. A farlo tagliare senza porvi epigrafe era stato Nektebi e Nettanebo l'ultimo faraone della trentesima dinastia egizia. Nettanebo fu, perché poi i Tolomei erano greci, cioè erano faraoni sì ma greci, mentre Nettanebo fu l'ultimo faraone egizio della storia dell'Antico Egitto. Si faticò di più ad effettuare il trasporto erigere che a tagliarlo, alcuni narrano trasportato su una zatta dall'architetto Satiro, dell'obelisco che sarebbero alle sito di imbarcazioni, con qualsiasi larghezza, caricate con blocchi, le navi furono fatte arrivare, fu appoggiato su 6 dadi di marmo, qua sta spiegando come fece, l'architetto ricevette un compenso di 5.000. Questo obelisco fu eretto nell'Arsinoeo, dal re che abbiamo già detto, cioè Tolomeo II, come pegno d'amore per Arsinoe, che gli era insieme moglie e sorella. Ora, qua è bellissimo, siccome dava fastidio ai cantieri navali, ecco perché, secondo me, il tempio, l'Arsinoeion, stava vicino ai cantieri, perché abbiamo la testimonianza di Plinio che dice che l'obelisco che Tolomeo aveva fatto erigere davanti al tempio della sorella, moglie, era stato tolto perché dava fastidio ai cantieri navali. Quindi la ricostruzione, secondo cui, era lì vicino ai cantieri navali, vicino ai Neoria, e mi sembra attendibile in seguito a questa testimonianza. L'ho trasferita lì al foro dopo averne deciso la sommità. Ora, noi non abbiamo l'Arsinoeion di Alessandria, ripeto, perché è seppellito sotto abitazioni, cemento e quant'altro. Abbiamo l'Arsinoeion di Samotracia, nell'Egeo settentrionale, perché Arsinoe, prima di diventare regina d'Egitto, era stata regina di Grecia. E Samotracia si trova nell'isola
molto a nord, proprio nella parte vicino ai Dardanelli, quindi è un'isola non nell'Egeo meridionale ma nell'Egeo settentrionale. E queste sono le rovine dell'Arsino Eion che lei si era fatta costruire dal primo marito. E queste rovine sono rimaste, non sono state sepolte. Qui questi sono alcuni dei fregi, frammento di fregio del Sacro Circolo esposto al Louvre. Questi sono i fregi del Tempio che sono stati portati al Louvre. Questa invece è la statua di Arsinoe che si trova ai Musei Vaticani, che fa il paio con la statua del fratello o marito, che è Tolomeo, questo qui è Tolomeo II. Queste due statue stanno insieme ai Musei Vaticani. Questa statua è una statua di bronzo di Arsino e possiamo supporre, inferire che questa statua di bronzo sia simile alla statua di ferro che doveva stare sospesa a mezz'aria, come ci dice Plinio. Quindi noi abbiamo questi Tolomei, questi che amavano stupire il pubblico con effetti speciali. Quindi utilizzavano tutte. Ora, un altro effetto speciale, questo per fare così, prendere un pochino di confidenza, ecco, con la mentalità dell'epoca tolemaica, era questo tempio. Questo tempio, ecco cosa è rimasto. Questo era prima e questo è dopo. Il tempio di Serapide fu distrutto nel 391 d.C., quindi insomma in epoca di piena epoca romana, da una banda di chiamiamola banda perché non si può definire in nessun altro modo, da una banda di cristiani al seguito del vescovo Teofilo. Cioè praticamente l'intolleranza religiosa esisteva anche a quell'epoca da parte di quelli che adesso si lamentano. Quindi ecco come, siccome era un tempio pagano, bisognava distruggere tutto quello che non rappresentava il cristianesimo, ed ecco cosa gli hanno fatto. Questa è una colonna fatta erigere da un imperatore romano, mi pare Traiano, non mi ricordo. Quindi questo era il tempio. Allora non vi prego di notare questi due braceri qui davanti, perché cosa succedeva? Succedeva questo. Noi abbiamo che Erone di Alessandria, che è uno scienziato per me più grande ancora del nostro Leonardo da Vinci, perché era un genio meccanico straordinario e con ancora più merito perché all'epoca sua non c'era il Rinascimento, c'era l'oscurantismo. Quindi in quell'oscurantismo culturale lui riuscì a creare cose meravigliose come la macchina a vapore. La macchina a vapore l'ha inventata Erone di Alessandria, anche se poi lui non aveva, diciamo, l'humus culturale per poter sfruttare materialmente quella scoperta. Quindi lui si limitò ad inventare la macchina a vapore, ma inventò anche questa cosa qui. Questo era uno di quei braceri che abbiamo visto prima, no? Cosa faceva? Il sacerdote accendeva il fuoco riscaldava una griglia di ferro. La griglia di ferro era di pezzo con altre griglie che stavano dentro, diciamo, sotto il fuoco, no? Quindi per convezione il caldo, la griglia scaldata, scaldava anche tutta l'altra griglia che stava sotto. Questa griglia, l'aria calda che non poteva uscire da sopra, perché la griglia era stata saldata, tutta l'aria calda sfociava in questo tubo. Cosa faceva l'aria calda? Chiaramente aumentava di volume. Aumentando di volume comprimeva l'acqua. L'acqua sfogava dentro questo tubo, questo sifone, e riempiva questo secchio. Questo secchio si riempiva d'acqua e vinceva la resistenza di questo contrappeso di pietra. Cosa succedeva? Vincendo la resistenza faceva girare queste carrucole erano di pezzo con i perni delle porte, e le porte si aprivano magicamente, e quindi i fedeli assistevano a questa apertura magica delle porte del Tempio di Serapide semplicemente un quarto d'ora dopo che i fedeli avevano acceso questi fuochi. Quindi i Tolomei avevano un pochino, diciamo, questo gusto, no, di stupire il loro pubblico. Ora, altro tempio di epoca tolemaica è il tempio di Edfu.
Il tempio di Edfu, queste sono incisioni di un pittore tedesco, credo, questo è David Roberts, cioè il pittore al seguito di Napoleone, anche questa è un'incisione di Roberts. Come vedete, era tutto praticamente il cortile del tempio, era diventata una piscina piena di sabbia, e quindi meno male perché ha conservato un pochino. Oggi chiaramente vedete è stato liberato tutto. Questi una volta erano colorati e qui i colori sono scomparsi. Qui i colori non ce ne sono più, c'è solo il tempo qui. Adesso vorrei farvi vedere un attimo per vediamo se riesco a. Questa è la barca funeraria nel Sancta Sanctorum, che è questa costruzione. Torniamo a noi, quindi vedete adesso tutte queste file di geroglifici, ora qui i famosi testi di Edfu, che furono trascritti e tradotti da Brush prima nell'Ottocento, da Emil Chassinat agli inizi del Novecento. Io qui ho ripreso un testo, quello nella trascrizione di Brush, che è pieno di errori comunque. Ed è abbastanza celebre questo passo, perché c'erano dei ribelli, il dio Ra deve domare questi ribelli, e quindi incarica il figlio Horus, qui c'è tutte le possibilità di ricostruzione un po', che Horus era figlio di Osiride, poi invece è figlio di Ra, insomma, quindi ci sono varie versioni dei vari miti. Ah, dice vai e colpisci i ribelli. Ora la cosa che noi dobbiamo, diciamo, io voglio farvi notare è questa, diciamo, e dice va grande figlio mio, vai, abbatti le tribù nemiche in un attimo, in un attimo. Ora poi dice oro, questo è oro, di Bedet, cioè della città, che loro chiamavano Bedet, noi chiamavamo Edfu adesso. Oro di Bedet, poi Ipi, vola, vedete che c'è anche l'ala, per dire vola. Oro di Bedet vola, o volò perché è la forma passiva, c'è la F della forma passiva, verso R, Aket, verso l'orizzonte, e con il Ur grande, e qui è disco volante, non ci sono santi, che qui c'è il disco e qui c'è l'ala, con il disco alato, ma il disco alato, vabbè, anche disco volante, disco alato, vabbè. Poi Utenef Netera, come aveva, come ordinò il grande Dio, cioè oro ubbidisce all'ordine, ma qua cioè dice volò con il grande disco volante, quindi nei testi di Edfu c'è scritto qualcosa proprio nero su bianco, diciamo qualcosa di abbastanza anomalo. Qua stiamo parlando della conquista, ecco qui ritorniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio, la prima sera, quando parlavamo della conquista dell'Egitto, quando abbiamo visto che c'erano diversi tipi di ceramiche, no? Le ceramiche evolute e le ceramiche primitive. Quindi quando abbiamo visto quello, perché la conquista viene da sud,
cioè è il sud che conquista il nord. E qui abbiamo proprio la descrizione di questa conquista, ma sembra che questa conquista sia avvenuta con armi e con mezzi che quei poveri primitivi certamente non potevano avere a quell'epoca. E quindi ecco perché... Scusi, se c'è scritto disco alato, sì, alato non necessariamente vuol dire disco volato. Sì, però c'è prima che volò. Questa ipi vuol dire volare. Quindi, certo, uno può volare, volare è una metafora, vabbè. Vabbè, cioè, ognuno può leggere come vuole, è libero, eh. Cioè ci mancherebbe, però volò verso l'orizzonte con il grande ur disqualato, chiamiamolo disqualato, comunque volò con qualcosa. Sarà stato un aeroplano, sarà stato un disco volante, io non lo so, non ero presente e non posso testimoniare. Fatto sta che volò, c'è scritto che volò, non l'ho scritto io, quindi non date a me la colpa di cose che non ho scritto io. No, ma io mi chiedevo, questo testo risale a che epoca? Il testo originale? Il testo originale è l'epoca proprio della fondazione della storia egitta, quindi all'antico regno deve risalire, che anche se fu 2000, ricopiato, 2000, sì, 2500 avanti Cristo, sì. Quindi la questione che mi pongo, lo sai, che è stato dibattito, ma quando 2000 avanti Cristo una persona, un autore scrive disco volante, dice qualcosa che nel contesto culturale e sociale, sì, lo vedremo tra un po', è immediatamente comprensibile. Lo vedremo tra... Ci arriviamo, proprio, ho portato apposta la letteratura dell'Antico Egitto. Ma la risposta è sì. Sì, no, sì, esatto, sì, era cultura diffusa. In epoca Ramesside era cultura diffusa. Cioè, 3000 anni fa, se uno parlava di dischi volanti, di oggetti volanti, oggetti, aveva la stessa sensazione che abbiamo oggi quando ne parliamo al bar. Adesso leggeremo un passo. Sì. Adesso leggeremo. No, più curioso, non è polemica. Leggeremo un carro volante, esatto, carro volante. Non è polemica. No, adesso ci arriviamo. Hai anticipato, diciamo. Vabbè. Quindi diciamo, c'è questa piccola, e quindi il Tempio di Edfu contiene i famosi testi di Edfu che contengono questa vicenda che sta scritta lì, volò verso l'orizzonte con il grande, anche piccolo, col grande disco alato, chiamiamolo, alato, volante, chiamiamolo come si vuole. Questo c'è scritto. Questa invece è Dendera. Dendera, ecco, vi faccio vedere la posizione, ecco, qui sta, ecco, la signora mi chiedeva prima dove è Edfu. Ecco, Edfu sta qui, qua c'è la diga di Assuan, questo è il lago Nasser, la diga di Assuan, Tebbe, Edfu e Dendera. Questi sono due luoghi con due celebri templi tolemaici. Dunque, noi andiamo un attimo anche qui, usciamo un attimo, anche qui un filmato introduttivo. Ecco, qui stiamo entrando nel Tempio di Dendera. Si scende da quella botola e si va in questa sala. Un corridoio strettissimo, come potete vedere, ma stretto che più stretto non si può, non ci si può manco girare, di quanto è stretto. E questo corridoio cieco, che non porta da nessuna parte, contiene questi geroglifici. Sì, ma infatti i templi tolemaici sono gli unici, i templi di epoca Ramesside sono rasi al suolo. E perché è risalto? Tolemaica è intorno al 80 avanti Cristo. Cioè il tempio cominciano a costruire nel 300 avanti, che poi ci mettevano secoli per costruirli. Diciamo che anche dopo l'80 continuavano a costruirsi. Perché sono di epoca tolemaica, cioè regnavano i faraoni greci, c'erano i faraoni greci che regnavano in Egitto, quindi siccome erano Tolomei, cioè discendenti del generale di Alessandro Magno Tolomeo, perché erano tre, erano Antigone in Grecia, Seleuco in Siria
e Tolomeo in Egitto, e si divisero il regno di Alessandro in tre, e ognuno si spartì, a Tolomeo toccò l'Egitto, e quindi Tolemaici. Ma che era quello del sistema geocentrico? No, no, quello era un altro, Tolomeo. Ancora prima? No, quello è uno scienziato, no? Non è parente, no? È come dire Francesco, quanti si chiamano Francesco? Sì, Tolomeo si chiama altre cose. Il Tolomeo scienziato successivo. Successivo. Sì, era un nome greco che si usava. Posso dire, Tolomeo portò il cadavere di Alessandro Magno ad Alessandria, da dove era morto, a Babilonia, con un lungo tragitto, con un grande corteo, immerso in una bara piena di miele, perché il miele è un conservante. Okay. Questa guida è Tendera. Ecco, avete visto le lampade, cosiddette lampade di Tendera. Quello che vedete qui è quello che ha pubblicato un archeologo, tra l'altro che io conosco, una garbatissima persona che stimo anche, Marco Chioffi, Emilio lo conosce, è un amico comune, e però Marco Chioffi è una persona rispettabilissima, che io stimo personalmente, ma che però, diciamo, lui sta dall'altra sponda, è del CICAP, diciamo, cioè di quelli che tendono a ridurre le cose ad un alveo convenzionale, diciamo così. Poi vedete questo simbolo che ci ricorda, questi qua ci ricordano appunto le cosiddette lampade di Tendera. È identico, no? C'è il bulbo, la serpe, il calice sotto. E beh, questo geroglifico tradotto vuol dire la cappella funeraria di Osiride, cioè è il simbolo nella lingua geroglifica della cappella funeraria di Osiride. Quindi dice, guardate che stiamo parlando di, infatti dice, il significato è cerimonia relativa all'edificazione di santuari, cappelle e templi. Ma è perfetto, cioè no, è inappuntabile, ineccepibile. È un discorso di estrema correttezza, solo che non c'entra niente con la nostra storia, perché se con la stessa cosa io prendo un cesto di mele, lo descrivo scientificamente, dico per Bacco è proprio vero, è la descrizione scientifica di un cesto di mele, solo che noi stiamo parlando di pere. Dice, ma sembrano uguali? Sì, sembrano uguali, ma adesso vedremo perché non si può accettare quella spiegazione vera, ma che applicata a questo caso non è più vera. Emici e Sinatte, Tempi di Tendera, questo è il quinto tomo, secondo fascicolo, le tavole che Emici e Sinatte pubblicò, vedete, nel 1947, quando lui pubblicò appunto le foto, e lui non solo pubblicò le foto delle pareti del tempio di quella cripta del tempio di Tendera, ma addirittura trascrisse i geroglifici sono trascritti, e quelli, diciamo, anche se poi lui magari ha fatto qualche errore, però vabbè, insomma, ha fatto un notevole lavoro di raccolta dati. Ecco, questo è il nostro discorso. Adesso vi prego di non guardare i numeri 14, 13, perché questi li ho messi a matita per orientarvi, perché ci assinate. Pubblica una tavola, diciamo, dove mette i numeri al posto delle scritture geroglifiche, perché le scritture sono poi nella foto, quindi io per ricostruire, quando ho studiato queste cose, mettevo questi numeri, quindi non fateci caso. Adesso vi prego solo di notare questo geroglifico che dice, tradotto significa rame, quattro palmi, e sta parlando della serpe che si trova dentro al bulbo. Ma allora, se è rame quattro palmi sono 32 centimetri, no? Quindi una cosa. Se è rame 32 centimetri di altezza, mi sembra molto difficile che una cappella funeraria sia costruita di rame e sia alta 32 centimetri. Mi sembra molto difficile. Allora io a chi devo ascoltare? Agli esegeti
contemporanei o a quello che c'è scritto nel documento originale? Cioè il documento originale dice balle e quelli di oggi dicono la verità, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non funziona in questo modo di ragionare. Io personalmente io voglio dire, guardate, io leggo e ascolto quello che c'è scritto qui, quello che c'è scritto sul documento originale, non gli esegeti che inferiscono altre cose giustissime ma che non c'entrano niente con quello che c'è scritto. Adesso andiamo, eccoci qua, la famosa lampada o tubo di Krug, che poi infatti la scoperta di William Crookes è praticamente la copiatura di questa cosa qua, che Crookes costruì per la lampada 10 anni dopo che Marietta aveva pubblicato, quindi vabbè, cronologicamente ci impiego 10 anni. Allora noi adesso vediamo, allora, visto che io, come dire, mi ricordo chi era quello, quel filosofo che diceva ipotesis non fingo, cioè io non costruisco, io mi attengo, io denuncio i fatti, mi attengo ai fatti, non elaboro costruzioni mentali, io denuncio i fatti, perché io giornalista ero e giornalista sono rimasto e sono un giornalista che denuncia i fatti, non sono un professore qui stasera, ne abbiamo tanti di professori, io non essendo professore, io devo attenervi ai fatti, cioè a quello che è il mio antico mestiere, cioè di pubblicare quello che mi cade in mano, i documenti. Allora, cominciamo a leggere un pochino questi bellissimi geroglifici. Qua c'è un geroglifico che io qui ho tradotto bene. In realtà questo geroglifico non esiste. Ora il punto è questo. Questo geroglifico non... Allora, la storia è questa. Lo scriba si è inventato una parola che non esiste. A quel punto lì tutti sono intervenuti, dice, allora, visto che questa parola esiste, io mi permetto di dire che voleva dire, siccome somiglia a Jedet, che vuol dire parole da dire, così dice, così fa, così parla, allora... Parole da dire ad Arsomutus, il dio che abitava a Dendera. Ma io dico, ma parole da dire che significa? Parole, ma cioè, qual è il senso logico del parole? È una costruzione arzigogolata. Io traduco invece in un altro modo, io interpreto questo geroglifico qui, che non esiste, che qui vedete meglio di là, con questo geroglifico, che vuol dire denio e che vuol dire attrezzatura. Quindi io non traduco parole da dire a, ma traduco con l'attrezzatura. Con l'attrezzatura di Or Sem Tawi, che è il nome del Dio, questo qui che vedete è il sacerdote di, da cosa si capisce? Perché ha in mano il sistro atorico. Il sistro atorico era lo strumento che era il figlio dell'Abbeator e che era il rappresentante delle arti, delle belle arti, della musica, di tutte queste cose. Quindi con l'attrezzatura di Arsomutus il sacerdote, e qui c'è la parola Er-Ib, Er-Ib, che traducono che dimora, ma è completamente sbagliato, perché Er-Ib non è un verbo, è un avverbio che vuol dire inside, dentro, in, all'interno. Questo non lo dico io, lo dicono i vocabolari, non lo dico io, lo dicono i vocabolari. Quindi Er-Ib non vuol dire abita, vuol dire all'interno. Quindi con l'attrezzatura di Arsomutus, il sacerdote, l'interno, tentiri, tendera, nunu, ma guardate c'è pure il lampione, ma che volete di più, illumina. Con l'attrezzatura di Arsomutus il sacerdote, l'interno del tempio di Dendera illumina, illumina. M-nu, per mezzo del, M-nu, M-nu, per mezzo del Kebba, loto, Kebba, ecco perché questi geroglifici sono stati scritti in epoca tolemaica e non durante il Nuovo Regno, in epoca Tutmoside. Per una ragione molto semplice, perché questo geroglifico Kebba
è una espressione d'epoca tarda, tolemaica, mentre in epoca classica, cioè sotto i Tutmosidi, la forma era Zeshen. Quindi la parola loto che viene usata in questa scrittura è una parola che appartiene alla, ai geroglifici di epoca tolemaica, e non ci sono storie. Non è un geroglifico di epoca Tutmoside, non è un geroglifico di epoca Tutmoside. Quindi è impossibile dire che questi geroglifici sono stati scritti sotto Tutmosi III, è impossibile, perché queste parole, poi non solo le parole ma anche lo stile, vedete, questo è stile tipico greco-romano, queste figure non sono figure egizie, voi immaginate, ricordate, queste non sono figure, sono figure tolemaiche. Quindi abbiamo l'iconografia e la scrittura che sono tipiche di epoca tolemaica. Quindi se Giacobbe viene a dire che è di epoca Tutmoside, è beato lui, non so chi gliel'ha detto, lui non è un egittologo e queste cose logicamente non le può controllare di persona. M. Ba'ank, eccolo qui, M. Ba'ank, con potenza vivente, cioè con la potenza vivente, con la potenza vivente, la serpe, eccola qui, quella di prima che abbiamo visto, che è all'altezza di 32 cm, la serpe con la potenza vivente, dice, qui c'è un'espressione, vabbè, rappresentazione della forza vitale del Dio, che è questa qui, insomma, ah sì, Kemet, sì, una variante di Kemet. Qui abbiamo, adesso continuando, set neferu itek, iteku, anzi perché è plurale. Qui c'è un altro errore dello scriba, perché non è itek ma è iket, cioè equipaggio, perché sta parlando dell'equipaggio, quindi degli addetti. Si scrive col palo di ormeggio che si mette prima della T, non dopo, mentre lui qui ha fatto invertito. Abbiamo visto anche la volta scorsa come gli scribi facevano spesso di questi errori. Questo è un altro. Comunque è Iket, non è Itek. E quindi l'equipaggio, anzi gli uomini dell'equipaggio della barca della barca del giorno, la barca solare, che è questa qui, la barca solare, che splende. Splendente, come l'immagine del Dio, questa espressione significa immagine del Dio, quindi gli addetti al trasporto che si trovano nella barca che splende come l'immagine del Dio, qui c'è qualcosa, tua, cioè sorreggono, sospendono a mezz'aria, stabilmente, cioè sta descrivendo questa scena, cioè l'ha detto, sospende, c'è scritto qua tua, sospende a mezz'aria, cioè tiene su, no? Vedete, c'è anche il geroglifico dell'omino qui che regge il cielo, addirittura, cioè la cosa divina, l'omino che regge il cielo, la cosa divina, stabilmente il pilastro, è tua, sorregge stabilmente. Attenzione a questo geroglifico, vi voglio fare vedere una cosa, è Gedes, che vuol dire è la stazione, l'undicesima stazione del Duat, ed è a serpent goddess who was reborn daily, cioè una dea serpente che era rigenerata quotidianamente. Ma siamo lì, dico, non è che sono io che lo dico, è scritto nel vocabolario, è scritto nel vocabolario. Quindi allora sorreggono stabilmente la serpe che viene rigenerata ogni giorno, e inoltre l'immagine divina, l'equipaggio di nuovo, che porta la forza divina, inoltre caffè accendono, cioè questo geroglifico ci sta dicendo che questi qui la portano, la mettono in funzione e accendono la macchina,
l'apparecchiatura del dio Arsomede, quindi è roba, questa roba qui non l'hanno fatta gli antichi egizi, gliel'ha data qualcuno, perché lo dice Gerolitico, è l'attrezzatura che gli ha dato il dio Orsentawi. Quindi questa attrezzatura non è prodotta dalle fucine, non l'ha prodotta neanche Erone di Alessandria, ma gliel'hanno data gli dei, chiamiamoli così, perché c'è scritto lì, io mi attengo a... Qua dice proprio Kaf, accendo, no, la sua potenza, e Batef, la sua potenza. Quindi, cioè, i fumetti non li ha inventati Walt Disney, li hanno inventati gli antichi egizi. Hanno fatto la scenetta con la spiegazione. Allora io a chi devo credere? A quello che mi dicono gli illustri egittologi o a quello che c'è scritto nei geroglifici? Cosa c'è scritto? C'è scritto che questa cosa qui veniva trasportata da una squadra di addetti, veniva posizionata e veniva accesa. Poi è chiarissimo qua quando dice Nunu accende, cioè nell'interno del tempio di Dendera accende con la... com'era qui, non mi ricordo... ecco, per mezzo del loto. Accende Nu per mezzo del Kebaloto. Cioè, c'è scritto lì, la luce, e veniva, accendevano la luce, c'è scritto lì, accendevano la luce. Stanno queste batterie ricaricate. Batterie. Io mi chiedo, per fare tutti i geroglifici, quel posto così non c'è la luce, esatto, non è che ci sono segni di nero fumo dalle torce, come facevano? Stessa brava, no? Avevano la luce elettrica, scrivevano nel buio totale, non c'erano torce perché altrimenti sarebbe il soffitto nero, invece il soffitto è dipinto con le stelle, quindi... come la nostra villa, io penso, sì, con le cose. Con delle luci artificiali, non che non bruciavano, cioè che non erano ad incandescenza. Certo, molto bello, certo. Qualche mese. No, il tempio ci hanno impiegato 300 anni per costruire il tempio. Sì, ci voleva un sacco di tempo per farlo, poi stare lì con la torcia che bruciare in quel locale chiuso morivano asfissiati, ci bruciava tutto l'ossigeno. Non c'era ossigeno, cioè in quel locale così piccolo, dopo due ore l'ossigeno se n'era andato. Quindi per avere comunque un sistema di illuminazione, per poter scoprire. Se vogliamo vedere delle analogie con quella che tu hai chiamato una corrente raggi X ante litteram. No, lo dicono gli altri, non l'ho detto. Dico agli altri, non a te. Ma d'accordo, gli egiziani conoscevano l'arte del vetro, quindi l'ampolla ci può stare, perché conoscevano già come soffiare il vetro. Sì, in epoca tolemaica è vero, cominciarono a soffiare il vetro. Però fare il vuoto spinto. Mi permetto di ricordare agli altri che per ottenere una sorgente di raggi X all'interno dell'ampolla, prima si deve creare un vuoto ultra spinto. Un vuoto, sì, esatto. E non lo so se a questo punto... Sì, ma infatti non l'hanno costruita gli egizi per me. Ma lì credo che, come dice la scrittura, quella è una lampada per illuminare. D'accordo, quindi i raggi X non sono sorgente di luce radiante, e sappiamo cosa sono, non servono per illuminare. Però se è invece una sorgente per illuminare, dall'altro capo del filamento, che sarebbe quel serpente, ci deve essere un contatto elettrico. Sì, infatti ci sono... Ma questo mi sembra... C'è questo tubo... Però dall'altra parte il contatto non sembra essere, perché quello è solo un reggi tubo, quello che c'è a destra, quello con la forcella. Sì, quello che entra, sì, infatti ho portato qui. La forcella reggi tubo. Sì, questa l'hanno ricostruita. Ergo, quel tubo, messo ecco, vedi, così. La forcella diventa luminosa, accesa. Però l'hanno ricostruita. Per quel poco sì, che quelle due braccia che stanno dentro. Per quel poco che ne so, se il filamento deve diventare
incandescente o deve illuminare, deve essere sottoposta a un'attenzione a due capi, non a un capo solo. E quello l'altro poi, ma sì, scusi, uno lo vedo, sì, è lì, ma l'altro dov'è? Adesso c'è, dovrebbe essere quella forcella, perché ti vede. La forcella è la forcella esterna, sorregge il tubo di vetro, non è interna al tubo. Sì, ci devono essere due poli, ci sono due poli, positivo e negativo. Però loro copiavano queste cose che gli venivano date e le interpretavano come potevano. Sì, se è una interpretazione... Non è una descrizione scientifica, è una descrizione mitologica, perché non era arrivato Galileo con linguaggio scientifico. È un'interpretazione, è una lettura, è una scrittura mitologica, quindi dietro il mito dobbiamo riuscire a cercare di capire cosa volevano dire. Una libera, come dire, espressione. Sì, diciamo, non è una narrazione scientifica, questo sì. Anche il fiore di loto, loro l'avevano interpretato come fiore di loto, ma lì dal... Sì, noi no. Che dovrebbe esserci un altro polo lì? No, adesso se... Prima si vedevano quei capi con quelli... Sì, adesso io vi completo la scrittura. Allora qui abbiamo il tuo bel nome è Upi. Tu appari come una rana, vabbè, questo non ci dice niente, ed ecco qui. Allora c'è em tesi nu seba erta, em tesi ches em nemit, cioè tradotto con il coltello dell'oppositore a terra. Sta parlando di una messa a terra, con il coltello dell'oppositore, con il coltello tu pieghi, tes, pieghi, tu pieghi la forza verso, nel, dentro la camera di esecuzione. Questo è quello che c'è scritto. Qui abbiamo un ingegnere elettronico, che adesso vediamo cosa ci dice. No, vabbè, lui... Cioè, questo è quello che c'è scritto lì. È chiaro che non è una scrittura scientifica, è del tutto evidente. Però noi, con l'aiuto delle nostre conoscenze scientifiche, potremmo dare... È chiaro che quel fumetto sta dicendo qualcosa che di mitologico o di... Sta parlando... L'idea che ho io è che quei due cosiddetti coltelli sono due magneti deviatori di flusso. La mia immagine, però potrebbe essere quello che dicevi tu, il polo opposto, il positivo o negativo. Ripeto, io è chiaro che c'è gente che ci ha costruito le apparecchiature, queste apparecchiature funzionano, non le ho costruite io, quindi io non so, qui ci sono, c'è la testimonianza dell'apparecchiatura ricostruita che fa la scarica elettrica, in effetti. Ripeto, io non sono un tecnico, io mi limito a denunciare che i fatti sono questi, che poi questi fatti vengono letti in un modo, in un altro ancora, quello è un problema che esula dalle mie competenze. La mia competenza è denunciare questa situazione. Io sono un egittologo, diciamo, non convenzionale, ma quindi io sono in grado di tradurre i geroglifici, ma non sono in grado, perché non sono un ingegnere elettronico, di dire nel dettaglio. E anche il filamento, loro lo hanno interpretato come, sì, come un filo di rame, ma non poteva essere un filo di rame. Questo qui hanno detto che effettivamente è una bobina, hanno fatto vedere che le bobine sono costruite in quel modo là. Ripeto, quello è una questione che va oltre. Potrebbe anche essere un radiatore di raffreddamento. Ma non dicono che sia una bobina. Dicono che sia. Cioè dipende loro come l'hanno. Cioè loro è quello che hanno capito di questa il mio compito è farvi vedere il documento, tradurvelo e offrirvi la vostra riflessione sulla base poi ognuno della propria preparazione, dei propri valori di riferimento, ognuno può. I fatti sono semplicemente questi. Ma questo, stabilire se in Egitto c'era l'elettricità. No, l'elettricità non c'era solo in Egitto, questa è una cosa che l'elettricità esisteva in tutto il mondo antico. E ne abbiamo ampie testimonianze. Purtroppo mi dispiace di non poterne parlare perché abbiamo altri templi che non sono in Egitto, che documentano l'esistenza
di elettricità, di templi illuminati artificialmente. Purtroppo non ve ne posso parlare perché questo è il materiale del mio prossimo libro e c'è il copyright, e finché non esce, quando sarà uscito, faremo la conferenza anche su questo. Però non era, cioè, non dobbiamo fare divide e timpere, no? Cioè separare i problemi per poterli macellare, sminuzzare. L'elettricità esisteva in tutto il mondo antico, anche in epoca romana. Anche in epoca romana conoscevano l'elettricità. C'era Annibale, il famoso generale nemico. C'è un episodio raccontato da Tito Livio, anche questo è materiale sul quale sto ancora studiando, però c'è, diciamo, il documento storico. Annibale si trovava a Creta e c'erano i romani che lo inseguivano dovunque, era braccato come Bin Laden dagli americani, no? La stessa cosa, era braccato dovunque andasse, gli arrivavano, quindi arrivano i romani, Annibale devi scappare. I cretesi dicevano: bello, prima di andartene ci devi pagare il pedaggio, vogliamo una giara piena d'oro, se no di qui tu non te ne vai, e te consegnano, devi pagare il riscatto. Cosa fece Annibale? Questo lo dice Tito Livio, dice che prese dei lingotti di ferro e li rivestì di oro, galvanoplastica. Vi ricordate quando parlavamo delle lenti che possono essere molate solo con una pasta, che è ossido di cesio, che non esiste in natura, ma che esiste solo per elettrolisi? Quindi voglio dire, abbiamo un oceano di documenti, le famose pile di Baghdad, abbiamo una quantità enorme di documenti che ci dicono, non che ci fanno capire, che ci dicono che gli antichi conoscevano l'elettricità. Ripeto, la differenza con noi, come dissi all'epoca, credo la volta scorsa, non mi ricordo, due settimane fa, la differenza si chiama Thompson, cioè perché Thompson ha inventato il trasformatore che permette il trasporto dalla centrale alla periferia, mentre all'epoca non esistevano centrali, non esisteva periferia perché non c'era il trasporto dell'elettricità. Però c'erano dei piccoli centri, delle piccole botteghe artigiane che sapevano come procurarsi l'elettricità. Lo sapevano, lo sappiamo che lo sapevano. L'altra volta abbiamo visto il libro di Aristofane, Le nuvole di Aristofane, una commedia satirica, dove Aristofane, vi ricorderete, citava il passo in cui dice che presso i farmacisti e gli speziali si trovano le lenti sferiche con le quali col sole si può bruciare. Quindi voglio dire, se tutti potevano avere con due dracme una lente sferica, è evidente che tutti potevano fare la lente, potevano molarla, perché in natura esiste il quarzoialino, ma non esiste il quarzoialino molato a forma di lente sferica. Questo è evidente. Quindi voglio dire, l'elettricità non è una prerogativa degli antichi egizi. Non dobbiamo rinchiudere l'argomento perché facciamo un'ingiustizia alla storia. Dobbiamo dire quello che è vero, quello che abbiamo noi, una grande quantità di testimonianze, di documenti antichi e di oggetti antichi che ci dimostrano che l'elettricità era un patrimonio molto diffuso in tutto l'Oriente antico, e che c'erano altri templi, non solo quello tolemaico, ma altri templi in altre parti del mondo antico che erano illuminati la sera, venivano illuminati dalla luce artificiale. Non è Dendera l'unico caso, ma abbiamo tanti altri casi. Questo è l'elemento. La cosa, tornando alla questione della questione degli oggetti volanti, ecco, qua sta parlando, questo è un racconto tradotto da Edda Bresciani, una delle massime egittologhe italiane, anche planetarie, ha fatto degli scavi in Egitto, ha scoperto, cioè è una grandissima egittologa, una persona che ha, diciamo, tutta la mia stima, diciamo, perché è una persona seria. Una di quelle poche persone serie che ci sono al mondo dell'Egitto. Questo racconto è un racconto di epoca, cioè è un racconto sempre tolemaico, però risale all'epoca ramesside, cioè quindi 1200 a.C. Sta parlando di una magia di un mago egiziano che è capace di costruire un carro volante.
e dice il testo: le magie di Oro, figlio di Panesci, che era il mago, corsero sotto le nuvole del cielo e non indugiarono ad andare durante la notte nel paese degli Etiopi. Si impadronirono del capo e lo portarono in Egitto. Fu picchiato con 500 colpi di bastone apertamente alla presenza del faraone. Poi lo riportarono nel paese degli Etiopi in 6 ore. Menfi, Meroe in 6 ore, sono, insomma, è una distanza ragguardevole, sono più di 1000 chilometri, sono 600-800 chilometri, adesso non mi ricordo, è una distanza, centinaia di chilometri. Se permetti, posso... Dimmi. L'Etiopia maggiore era l'India, l'Etiopia attuale è l'Etiopia minore. Gli indiani sono sempre chiamati etiopi, o quasi sempre nei testi, ad esempio il nonno di Panopoli li chiama sempre etiopi, gli indiani dell'India. Sì, perché hanno e in India sappiamo dal Mahabharata e Ramayana che c'erano oggetti volanti. Ah, certo, quindi il collegamento era probabilmente fra l'India ancora e, peggio, in sei ore. E fra l'Egitto. Ancora peggio, se fosse così, ancora peggio. Ancora peggio, in 6 ore. Poi allora il re etiope dice: guai, ignobile etiope, mi hai fatto umiliare dalla gente d'Egitto, non hai saputo proteggermi dalla loro mano. Per Ammone, toro di Meroe, mio Dio, se succederà che tu non sappia salvarmi dal carro magico della gente d'Egitto, ti farò fare una cattiva morte tormentosa. Cioè, quindi in epoca Ramesside parlare di carri magici che volano, se addirittura nei racconti per nelle favole per bambini veniva messo, doveva essere di completa diffusione. Ma a parte la letteratura di epoca Ramesside, che quindi dimostra la diffusione del concetto, ecco, che non era un concetto relegato ai segreti di un tempio, per cui solo i sacerdoti sapevano o non sapevano questa storia, il fatto è che noi nei testi delle piramidi abbiamo per esempio Geb louts, Nut shout for joy before me when I ascend to the sky. The sky thunders for me. Il cielo tuona per me. The earth quakes for me. La terra trema per me. Io sono sospeso nell'aria. I stand on the air. Questa era la sentenza 551, paragrafi 1149-50, sentenza 509, paragrafo 1120, the sky thunders, sempre, cioè, i cieli tuonano, the earth quakes, la terra trema, Geb vibra, Geb cioè il dio della terra, no? Quindi c'è cioè la terra, quindi viene elevata, cioè Geb vibra, i due domini del dio ruggiscono. La terra is hacked up, è fatta a pezzi. And the offering is, dice, my wing is fatto, vabbè, poi ci sono, I ascend to the sky, io salgo verso il cielo. Cioè, nei testi delle piramidi, qui siamo nel 2500 a.C, noi abbiamo la descrizione di qualcosa che chiaramente non è la tecnologia egizia del 2500 a.C. Cioè, qua sta parlando, c'è la terra che trema. Noi ritroviamo nella Bibbia, la stessa è qui, arriviamo a noi, nella Bibbia una cosa analoga, io ho portato di più perché la traduzione della CEI è un po' anacquata, io invece ho fatto la traduzione perché io non so perché mi diletto di lingue antiche e ogni tanto traduco anche personalmente dall'ebraico, perché non mi fido delle traduzioni degli altri, no? Le cose me le traduco da me, cioè i miei attrezzi, il mio vocabolario, infatti c'è il frastuono che nel testo ebraico è koul, e io nella nota metto, vedi, fuori opera citata, pagina 266, c'è scritto nel vocabolario, non è che me lo invento io, è scritto nel vocabolario. Pigliamo il vocabolario e vediamo Koul cosa vuol dire. Vuol dire frastuono. Il frastuono di Yahweh fracassa i cedri. Sì, Yahweh fracassa i cedri del Libano, li fa saltellare come un vitello. Il Libano, il Sirian li fa saltare come un piccolo bufalo. Il frastuono di Yahweh produce
lance di fuoco, cioè il decollo della nostra nave, che vogliamo di più dalla vita? Il frastuono di Yahweh fa vibrare il deserto. Se vi è mai capitato a voi, no, quando decolla lo shuttle, per chilometri, tre, non so se vi è mai capitato, i cavalletti delle telecamere, messi a 10 km di distanza, tremano tutti. Trema, trema tutto. I cavalletti tremano a 10 km di distanza. Sì, no, no, qua sta parlando di Yahweh, del Dio. Sì, 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 il terremoto, sì. Anche i terremoti danno queste... Sì, certo. Sì, sta alla nostra intelligenza distinguere le cose nel contesto. Distinguere, inquadrare nel contesto, chiaramente. E Yahweh fa vibrare il deserto di Kadesh, cioè col decollo, perché tra l'altro ci sono molti passi anche nel Deuteronomio, quando vengono descritti i decolli, gli atterraggi, la luce di Yahweh, tutte queste cose. Il frastuono di Yahweh fa vibrare le querce e spoglia le querce. Nel suo tempio ognuno parla della cosa pesante. Cabotto, che poi taluni altri traducono come gloria, però cabotto. Cosa pesante. Quindi noi ci troviamo in una assoluta identità, quando si parla di divinità, si chiama Yahweh, si chiama Jeb, si chiama Ra, si chiama Horus, diamogli il nome che poi chiamiamo Allah, chiamiamo come vogliamo, la musica è sempre la stessa, cioè noi ci troviamo dinanzi a descrizioni identiche sia nella Bibbia sia nei testi delle piramidi, ma descrizioni identiche. E questa somiglianza addirittura di espressioni, cioè la terra che trema, i tuoni, il cielo che tuona, cioè, ma sono identiche, quindi questo deve farci pensare che o la Bibbia sicuramente è stata copiata da tutta la letteratura medio orientale, che è così, è stata copiata sfacciatamente dai testi delle piramidi, allora c'è qualcosa comunque, perché stanno descrivendo gli stessi fenomeni, cioè del decollo di qualcosa che al momento del decollo fa tremare tutto intorno. Fa tremare, tanto è vero che quando Yahweh atterra dice fai tenere il popolo lontano se no moriranno. Quando Yahweh atterra nel Sinai, falli stare alla larga, se stanno vicini muoiono tutti. Queste sono le questioni che noi abbiamo di fronte nella letteratura, nei documenti, nei fatti, e mi pare che sì, poi questo l'avete già visto. Questo è un testo redatto da due giornalisti austriaci, Peter Krass e Reinhard Habeck, che hanno scritto La luce dei faraoni, ipotesi su scienze e magia dell'antico Egitto, che parlano delle lampade di Endera. Ne parlano in un modo, anche loro sostengono delle teorie, però diverse da... Però la cosa importante, quello che vi ho già fatto vedere prima, è che qui c'è la cosa che ha fatto vedere anche Giacoppo nel suo filmato, che questa lampada è stata costruita ed in effetti si produce questa scalina, che è simile a quella serpe, quindi è stato ricostruito e il fenomeno è proprio quello di questa scarica elettrica. Certo, noi troviamo anche l'indicazione che c'è lì un elettrodo di rame alto 33 cm, abbiamo visto in precedenza, no? Nell'immagine precedente, ecco, qui c'è rame altezza 4 palmi, cioè intorno ai 33 cm. Quindi, ripeto, io di preciso so di sicuro che questa non può essere, l'unica cosa di cui sono certo è che non è la descrizione di una cappella osiriaca, questa è l'unica cosa certa. Che poi cosa sia, cosa non sia, non spetta a me stabilirlo perché non ho le competenze per dire. Ma anche nelle favolette di Aiso, il tappeto volante. Certo, certo. Sì, sono tutte, o anche le scarpe volanti in Cina, quello che in India il tappeto volante in Cina sono le scarpe volanti, indossavi le scarpe e volavi. Quindi c'è tutta una serie di riferimenti in tutto il mondo, di riferimenti a persone che avevano questa capacità di volare, diciamo. Poi abbiamo anche delle tavolette babilonesi anche, c'è un sigillo babilonese dove si vede tutto il popolo, comprese le bestie, le capre che stanno lì col sasso all'insù e vedono sto tizio che maneggia un'apparecchiatura come se fossero uno zaino con dei retrorazzi, qualcosa che vola in alto, tutti, c'è un sigillo babilonese, quindi vuol dire è un fenomeno diffuso. Abbiamo nella mitologia Dakota, degli indiani delle fraterie, abbiamo un mito dove si narra di una dea che salì su un carro e volò in cielo
e il suo carro splendeva più del sole di notte, cioè illuminava tutto in piena notte come se fosse il sole. Questo è un mito da corda. Quindi in tutto il mondo, in tutto il mondo si parla di queste cose. Non è che è una prerogativa da relegare all'ambito di tutto il mondo, Asia, America, dovunque, Nord Europa anche, abbiamo pure miti Nord Europa, dovunque si parla di queste cose, dovunque. Quindi è evidente che c'era, secondo me erano i sopravvissuti del diluvio universale, la civiltà atlantidea. Se poi erano altre cose, io non sono in grado di stabilirlo perché non ho queste cose. Io, le mie conoscenze sono di natura archeologica ed egittologica, altro è anche narrativa, letteraria e quest'altro. Quindi, diciamo, è documentale la mia conoscenza, ma ecco, di altre cose. Quindi, tutto il mondo possedeva, diciamo, questo tipo di contatto. Quindi, o che in tutto il mondo abbiano sognato tutti lo stesso incubo, mi sembra difficile, che tutti quanti sognavano tutti la stessa cosa, quindi è evidente che c'è qua una base, ci deve essere. Voleva dire qualcosa? Sì, se si vuole fare un accostamento tra quelli che tu hai chiamato dischi volanti barra alati e certa letteratura biblica come tu ci hai citato. O come anche il Mahabharata. D'accordo. Però me lo vuoi concedere, visto che quel libro io l'ho letto, l'ho studiato rigo per rigo quello che tu hai citato, e tu lo sai, no? Che nella Bibbia c'è una certa letteratura apocalittica dove la potenza di Yahweh viene descritta in termini assolutamente devastanti. Cioè, la geografo descrive quello che è in grado di fare Yahweh perché chi legge ne abbia terrore, timore, ma anche Gesù, quando parla del tempo escatologico, Matteo 24, Luca 21, Marco 13, quando parla del tempo escatologico addirittura parla: il sole non darà più la sua luce, la luna sarà oscurata, le tendenze dei cieli saranno scrollate. Certo. Come tempi di letteratura ma allora io cosa devo pensare? No, ma quello è un altro... Vabbè, ma quello che nel posso pensare a una chiave di lettura alternativa, perché la geografo vuole descrivere quanto è potente Yahweh e che cosa è in grado di fare. Sì, o devo necessariamente pensare... La geografo vuole descrivere quanto è potente Yahweh, però contemporaneamente c'è anche l'autore del libro dei morti, che invece vuole descrivere uno che non si chiama Yahweh ma che si chiama Ra, per esempio, descrive le stesse cose. Quindi quello voglio dire io, cioè non è una questione da relegare al solo Yahweh, perché quelle descrizioni le troviamo nel Mahabharata, le troviamo nei testi delle piramidi, le troviamo un po' in giro per il mondo, le troviamo anche, come dicevo prima, nella letteratura Dakota e Navaco, delle pratiche indiane della Prafondia. Cioè, ma voglio dire, il lettore di quel brano deve necessariamente pensare: oh, qui Geremia, Zaccaria, sta parlando di alieni che arrivano... No, questo non l'ho mai detto, non lo voglio dire, non lo posso dire. Ci stanno buttando fuori? No, se ne parla l'anno 21, perché adesso devo fare una conferenza a Parma che non ho ancora preparato, quindi nei prossimi giorni dovrò preparare questa conferenza. Sì, quella è del mio amico, sì, quella c'è. È Massimo Barbetti. Quella del 15 c'è, ma non sono io, è Massimo Barbetti. Parlerà dell'astronomia. E io l'anno prossimo, sì, perché adesso ho altre cose da fare. Diciamo, si chiude così. Grazie a voi.